Team Elvira Erletzka contro Team Tagliente. Quindi Rosacci, Manuel Rosati. Ok, Rosati. Andiamo a vedere. Andiamo. Questa è la storia di Ninù, un pesciolino rosso che fin dalla nascita aveva sempre vissuto con i suoi fratelli dentro una tinozza. Quello era il suo tutto e ne era contento. Lì dentro lui nuotava, dormiva. E quando dall'alto compariva magicamente una mano che faceva nevicare una strana polverina, beh, mangiava. E c'erano anche dei momenti in cui si fermava a fissare un punto che andava oltre le pareti della sua casa. Poi lentamente chiudeva gli occhi e sognava. Ma un giorno cambiò tutto. Il silenzio di quel posto fu rotto dal rumore di palline che cadevano per terra e da un viavai di luci dopo la sua testa e dalle grida di bambini che dicevano: voglio quello a destra, voglio quello a sinistra. In un attimo quella stessa mano che di solito gli dava da mangiare cominciò a prendere ad uno tutti i suoi fratelli. Poi fu il suo turno. Si sentì alzare e per un secondo fece fatica a respirare, finché finì da solo in un sacchetto di plastica. Per la prima volta vide tutto quello che si era sempre sognato ed era tutto diverso. Il mondo non profumava d'acqua, ma di frittelle al cioccolato. Nessuno sa cosa gli passò per la testa in quel momento. Fatto sta, chiuse gli occhi e adesso chiedo a tutti voi che state ascoltando di chiamare a raccolta la vostra immaginazione, quella che usate per le grandi occasioni. E se non bastasse, ricordatevi di quando eravate bambini, piccoli piccoli, e credevate che tutto fosse possibile e non avevate sogni, perché la vostra vita già lo era. Bene. Ninù chiuse gli occhi per rivedere tutto quello che si era sempre sognato. E con tutto il coraggio che aveva in quel minuscolo corpo, fece un salto, mentre la mano stava per chiudere quel sacchetto. E sparì nell'aria, lasciando tutti di stucco. Era il 1° d'aprile. Bravo. Sei giusto, vai. Vieni, non scappare, fai come il pesciolino. Allora, giriamoci verso Michelangelo. Samuele. Bene. Samuele Re. Buonasera giudici, io vorrei partire subito da voi, un esperimento bruciapelle, veloce. Vorrei l'aiuto di Phil e di Milka. Grazie. Grazie. Milka, piacere. Benissimo, quello che vi chiederò di fare è di scegliere una carta. Conoscete le carte da poker? Sì, ma tu la puoi vedere? Sì, io spiego adesso. No, aspetta, le conosci le carte, sì? Sì. Ok, anche te conosci le carte? Adesso ci vado a mischiare perché ho visto le carte, quindi le mischio, ok? A questo punto ti chiedo di prendere una carta, dimmi stop. Stop. Prendi questa carta, guardala, ricordala bene, falla vedere anche al pubblico. Nel frattempo anche te scegli una carta, ma prima mischi un po' le carte. Mi dici stop, gentilmente? Stop. Prendi questa carta. Ok, io le carte non le conosco, vi chiedo solo una cosa, guardami negli occhi. Carta nera. Sì, sì. Che coincidenza. Che coincidenza. La tua è una carta, mulata. Un numero. Sì. Un numero, dispari. Sì. Nera di fiori, guardami, io credo che sia un 5 di fiori, K di picche. Grazie mille. Grazie a te. Grazie. Io adesso direi di fare un po' sul serio, ok? Quindi, grazie ancora. Chiedo la musica, grazie. Sul serio, perché non sono andato tanto bene, ve lo dico. Carta nera. Thank you.
Non ti preoccupare, Samuele, hai dato carte lo stesso. Allora, vieni qui, Samuele. Sì, Samuele. Chiamiamo sul palco Manuel. Arriva anche Manuel, eccolo qui. Vieni qua, caro, vieni. Vieni accanto a me. Manuel, Samuel, ok? Sono ovviamente due cose diverse. È difficile, ok? Ma in poco tempo mi sono divertito più con Samuel, appunto che scelgo Samuel. Non sono d'accordo, Phil. Non ci sono nessun problema. Sono rimasto estasiato dalla bravura, dal talento di questo piccolo grande uomo. Ti rispetto, sei un grande professionista, ma questa volta secondo me hai toppato, dai. Va. Per me è Rosati, vai. Sono gusti, no? Ah, certo. Francesca! Per quel poco che ho potuto vedere, Manuel è stato più bravo, ecco. Ti ha convinto di più. Bene. A questo punto... È chiamato poco fa Little Phil, vediamo se sei riuscito a ipnotizzare anche Amilcar, vediamo. Amilcar! Sì, allora, per quello che ho visto io voto Manuel. Manuel, quindi passa il turno. Per quello che sono riuscito a vedere... Sì, quello è il problema, no? Devo dire che c'era il coach di Samuele che era messo lì, non ho capito. Questo, ecco, volevo dire perché ho apprezzato molto però anche il coinvolgimento del coach, quindi un applauso lo farei anche al coach. Più che altro, Michelangelo, lo sapevi di queste regole del tempo, no? Sì, sì. E come mai hai deciso di far perdere perché quasi tutto il tempo? Si è allungato un pochino, qualche secondo in più, erano 5-6 secondi. Ma è colpa nostra? No. Ma lo stesso problema però l'abbiamo avuto anche con Manuel, perché non abbiamo visto la fine dell'esibizione. Per cui io inviterei i coach la prossima volta ad arrabbiarvi un po' di più. Va bene ragazzi, grazie mille Samuele. Grazie. Grazie. Manuel. Grazie ragazzi. Entrambe le esibizioni sono state mozzate, quindi non sono finite. Questo è stato un errore gravissimo, certo. Secondo me. Cosa avresti fatto? Perché ti sei avvicinato al tavolino e avrei fatto una sospensione del tavolino, quindi avrei fatto volare il tavolino. E... ci vuole concentrazione, fai, non è che quanto prendi il tavolino e lo fai volare. Certo. E cosa ci ho provato, ma non ci riesco. Io ci provo sempre, da quando ho 13 anni, sì, ci provo proprio stai a far sul volare, divano sì, e far provi volare. A portare. Esatto, cioè, esatto. Manuel, i giudici non lo sapranno mai, ma gli amici a casa devono sapere come finisce la tua performance. Certo. Finiscicela, dai. PS. Esatto. Nessun pesce rosso è morto nella realizzazione di questo racconto. Fortuna volle che a portata di salto ci fosse un lago. Ve l'ho detto, l'immaginazione è tutto. Ernesto, dopo tutte queste esibizioni andiamo a rivedere la scaletta aggiornata. Sicuramente ci saranno delle sorprese. Vediamo un po'. Prima classifica, Team Picard. Secondo, Team Moretti. Terzo, Team Safonte. Quarto, Team Davino. Quinto, Team Tagliente. Sesto, Team Erlezka. Sussegue il Team Adario e il Team Catania. Ancora il Team Corona col Team Pizzalis. Undicesimo, Team Vergara. E in fondo, al dodicesimo posto, Team Zigo. Bene, Ernesto. Con questo ringraziamo ancora una volta i coach, i talenti e soprattutto i giudici. E che dire, abbiamo finito questa puntata. Ci vediamo alla prossima. Ciao, grazie a tutti. Ciao, viva The Coach. Ciao a tutti, grazie. Fare questo mestiere è la cosa più bella del mondo, ma per farla bisogna essere preparati, bisogna studiare. Bisogna prepararsi il piano B soprattutto, e strutturarsi, quindi studiare al conservatorio, studiare in accademie di arte drammatica, studiare danza e soprattutto avere la consapevolezza di ciò che si sta studiando. Per cui il successo non è assoluto e non è assicurato da niente, il successo ha tantissime variabili. Invece lo studio è una sicurezza, una certezza su cui poter basare la propria strada, la propria carriera.